Per il terzo anno consecutivo la Ferrovia Adriatico-Sangritana si propone come vettore per il meeting di Rimini, un progetto che non è stato finanziato assolutamente da enti pubblici, ma che è proprio un'iniziativa della Ferrovia Sangritana per offrire un servizio in più ai propri clienti. Quest'anno ci sono tante novità, come per esempio la fermata in due stazioni come Torino di Sangro e Fossa Acesa e quindi la fermata in tutti i posti, in tutte le stazioni della costa adriatica, come ci conferma il Presidente Pasquale Di Nardo. È il terzo anno consecutivo, è un'attività che ci dà la possibilità di mantenere le competenze, ma soprattutto di testare ulteriormente e tenere oleata una macchina per l'organizzazione dell'obiettivo finale, che è quello sempre mai abbandonato di raggiungere Bologna con i nostri mezzi e con un'offerta ovviamente della nostra impresa ferroviaria. Quest'anno si continua a partire da Termoli, sono fortemente migliorate anche la percorrenza, la velocità. Quindi sostanzialmente della percorrenza, ci attestiamo intorno alle 3 ore e mezza partendo da Termoli, ma con la possibilità di salire in qualsiasi delle fermate della nostra costa abruzzese. Quest'anno abbiamo inserito la fermata di Fossa Acesa e Torino di Sangro, dopo le richieste avute l'anno scorso, e in tendenza in ascesa. Abbiamo tra l'altro anche quest'anno ulteriormente migliorato la possibilità di acquisto di biglietti attraverso il sito, la prenotazione obbligatoria del posto e il pagamento con qualsiasi carta moneta elettronica. In sostanza un'attività che ci consente di essere al passo con altre imprese ferroviarie, forse più blasonate, ma non antiche come le nostre, e sicuramente con una capacità di informazione anche informatica al passo con i tempi. Il progetto ambizioso del Presidente Di Nardo rimane quello di arrivare a Bologna con propri mezzi e con treni ad alta velocità. A che punto siamo? Noi continuiamo a sperare nelle autorizzazioni che ci consentirebbero di arrivare a Bologna Centrale. Le capacità per arrivarci le abbiamo dimostrate, le testimoniano anche questo terzo evento di raggiungere il meeting fino a Rimini. Ad oggi RFI ci farebbe attestare a Bologna Arcoveggio, non è il nostro obiettivo è di portare gli utenti abruzzesi, i viaggiatori abruzzesi a Bologna Centrale, non per un vezzo ovviamente, ma per poter dare loro la disponibilità di cogliere i servizi offerti con l'alta velocità. Speriamo che l'apertura della nuova stazione, quella sotterranea per l'alta velocità, consenta a RFI di autorizzarci l'ingresso in Bologna Centrale. Quando sarà, saremmo noi per primo contenti e ritengo anche gli stessi cittadini abruzzesi. In quest'ottica lei però ha accennato anche ad un paio di progetti paralleli, uno in prima persona come Sangritana e una in partnership con altre compagnie ferroviarie per la tratta Bari-Ancona. Che cosa ci può dire al riguardo? Le stiamo studiando queste altre possibilità. Settimana prossima ci vedremo ulteriormente con altre imprese ferroviarie a Roma. In termini di offerta, appunto, si pensava, sapendo che per la fine dell'anno altre imprese ferroviarie nazionali dovrebbero essere pronte con un'offerta in partenza da Ancona con treni di alta velocità, non l'alta velocità, ma con treni di alta velocità che diventerebbero poi a Bologna alta velocità. Beh, pensiamo di poter essere adduttori in questa proposta di offerta di servizi da Bari ad Ancona. Questo è uno dei progetti che è in cantiere, speriamo nelle prossime settimane di poterlo concludere anche qui con un'offerta che andrebbe a tutto vantaggio ovviamente dei passeggeri, non solo abruzzesi a questo punto, ma di tutta la costa adriatica che non usufruisce e fruisce di quelli che sono i vantaggi dell'alta velocità. E chiudiamo con un argomento di stretta attualità politica, se vogliamo, perché sappiamo che tra pochi mesi ci saranno le elezioni regionali, quindi evidentemente il Presidente Di Nardo sarà stato corteggiato per entrare in campo in prima persona, però in controtendenza ha preferito fare una scelta forse di cuore, meno remunerativa, ma forse con più soddisfazioni, quella di rimanere alla presidenza della Sangritana, che è stata anche comunicata al Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano. Sì, sofferta ma decisa, una scelta fatta per il territorio, per il quale ci siamo impegnati in questi 4 anni, in questo Consiglio di amministrazione.
Ho deciso di non tornare in consiglio regionale, nonostante l'opportunità che era stata offerta dalle dimissioni della senatrice Chiavaroli. Certo e convinto che questi prossimi mesi che ci dividono da oggi alle prossime elezioni potrebbero consentirci di traguardare alcuni obiettivi importanti come quelli del tram treno, importanti come il ripristino della vecchia tratta da Archi a Castel di Sangro, importanti come nuovi servizi a mercato, come ho testé detto, compreso il fatto di un aumento delle attività sul merci giù in Val di Sangro per la nostra area produttiva. Una scelta che non poteva che non essere questa, che ho fatto molto volentieri, che ho ribadito anche ieri in una riunione con il CDA e che spero ci possa dar ragione nel poter meglio e nei prossimi mesi poter dire avevamo ragione, con questo ultimo impulso siamo riusciti a traguardare gli obiettivi.